Buongiorno dalla campagna, oggi ti aggiorno sulla coltivazione dei piselli. Innanzitutto ti rimando al mio video che ho fatto sulla semina dei piselli, ti lascio il link in descrizione, valla a vedere perché ti faccio vedere a modino la semina e le varietà che ho seminato. Se l'hai già visto saprai che io a inizio fila metto sempre la varietà di ciò che semino e la data di semina, così quando vado a raccogliere so cosa colgo. Così posso fare le differenze, le somiglianze e decidere poi la varietà migliore. Questa qui è la coltivazione dell'utrillo, è una coltivazione mezza rama, quindi arrivano a alti un metro, infatti ho messo dei sostegni con l'apposita rete. E si gonfiano già dai primi stadi, infatti dobbiamo fare attenzione, ad esempio, anche se questo sembra gonfio, pronto per la raccolta, ti faccio vedere che dentro che sono piccoli. Quando il baccello si gonfia così tanto è pronto per la raccolta e ti faccio vedere, è pronto. È un bel pisello, i chicchi sono belli grossini ma è bello dolce. E per la vendita pesa anche questo baccello, bello peso. Questa varietà fa un'abbondante fioritura e quasi il 100% dei fiori allegano, quindi avremo dalla fioritura alla raccolta passano circa 20-25 giorni e poi raccoglieremo per altri 20 giorni, un mese. Quindi è una varietà molto generosa che a me piace molto e quindi la consiglio per chi questi piselli li deve vendere. È un pisello che tiene molto bene la maturazione, infatti se un giorno non riusciamo a raccogliere un baccello che vediamo pronto, lo possiamo raccogliere nei giorni successivi, tanto non passa. Quindi per questa prova, la prova dell'utrillo, sono soddisfatta, mi piace. Andiamo a vedere le altre coltivazioni che ho seminato. Ora ti parlo di varietà di pisello rampicanti con reti alte anche 2 metri. Questa è la varietà di pisello che ho seminato l'anno scorso, mi sono tenuto i semi e li ho riseminati quest'anno. Quest'anno, a dire il vero, non sono venuti come mi aspettavo, non sono venuti come l'anno scorso. Non è una varietà con un nome specifico, è un seme che mi tramando da anni, quindi non so dirti la varietà specifica. Come vedi la differenza del baccello, questo è l'utrillo e questo è il seme che ti dicevo adesso. La varietà tipica di queste zone, possiamo chiamarla così. Il baccello è molto più corto e anche i chicchi dentro sono molto più piccoli. Anche la colorazione per individuare la maturazione e la raccolta è molto differente. Quando la colorazione si avvicina al giallastro è pronto da cogliere. Anzi, dobbiamo individuare proprio la gradazione precisa. Ad esempio, questo qui è già troppo avanti di maturazione e si vede perché il baccello fuori diventa poroso, quindi il chicco dentro è amaro. Siamo già oltre la maturazione, quindi non va raccolto, va buttato purtroppo. Quindi dobbiamo sbrigarci a raccoglierlo in tempo. Ecco, ora te lo raccolgo. Guardiamo dentro. Anche i chicchi dentro hanno una colorazione diversa dall'utrillo. L'utrillo è molto più verde, questi sono un po' più biancastri, però ti assicuro che sono buoni e dolci lo stesso. Questa varietà, messa a confronto con le altre, credo di non portarla avanti per i prossimi anni. Poi ho seminato anche la varietà San Cristoforo, c'ho il cartellino. Allora, questa varietà mi ha deluso parecchio, innanzitutto perché la prima semina che ho fatto non sono spuntate le piantine, quindi ho dovuto rifare un'altra semina e anche lì ne sono spuntate proprio 2 o 3. E quindi questa fila qui l'ho reintegrata con i semi delle varietà precedenti che avevo e non riesco a dare un giudizio ben preciso su questa varietà. Molto probabilmente è un problema di seme dovuto alla qualità del seme magari o anche da come è stato conservato nell'agraria dove l'ho acquistato, quindi non riesco a dare un giudizio ben preciso. E anche per quanto riguarda la varietà Alderman non mi ha soddisfatto molto, è una coltivazione che tende a maturare i frutti molto velocemente e poi ingiallisce subito. Baccelli molto piccoli e insomma per i miei standard non mi soddisfano. Ora ti faccio vedere l'altra varietà che oltre all'utrillo quest'anno mi ha soddisfatto molto, è la varietà a telefono. Come vedi sempre il cartellino, quindi non mi sbaglio. Pianta vigorosissima, anche troppo, magari un problema dovuto a me. Quest'anno le reti non hanno retto molto bene, infatti è crollata parte della coltivazione, ho cercato di ritirarla su però insomma non sono riuscita bene. Il prossimo anno dovrò attrezzarmi meglio, devo pensare magari a,
ha dei migliori sostegni, non lo so, anche se quassù, come vedi, c'è un bel filo di ferro con delle catenelle attaccate a una capriata di una serra, insomma, strutture abbastanza solide. Forse l'unica cosa, non hanno retto bene le fascette che tenevano la rete. Il problema però, secondo me, non è solo la fascetta che non tiene bene la rete, ma è anche proprio la coltivazione, che è molto generosa. Guardate quanti frutti, io è già una settimana che ci raccolgo e insomma un giorno sì, un giorno no passo la raccolta, e già questi li ho colti ieri e sarebbero già da ricogliere, quindi insomma molto generosa, mi piace moltissimo. Infatti è molto simile all'utrillo anche per quanto riguarda il baccello, molto più allungato rispetto agli altri che non mi piacciono, e dentro i chicchi bellissimi e molto molto dolci. Per quanto riguarda la dolcezza, sinceramente questo è più dolce rispetto all'utrillo, però sono molto interessanti e molto simili tutte e due. Quindi, essendo l'utrillo e il telefono due coltivazioni per quanto riguarda la raccolta, il baccello, molto simili, la differenza sta nel fatto delle strutture. Quindi l'utrillo lo consiglio per l'orto, per chi non ha delle strutture come queste in serra, dove possiamo anche attaccare delle reti alte 2 metri, allora si può fare anche questa coltivazione, però bisogna assicurarla molto meglio. E qui si raccoglie in piedi, molto comodo. Ti ho fatto vedere, vabbè, semplicissimo staccare i baccelli, io faccio così. Infatti prima qualche frutto si è raccolto, infatti è per questo che ho le unghie sporche. E si raccoglie così, io faccio così, molto semplice, tac tac tac, così. Quando uno prende la mano coglie bene, e questa l'utrillo si raccoglie in ginocchio. Spero di esserti stata utile nel consigliarti le varietà che a me sono piaciute. Come ti ripeto, io preferisco la varietà utrillo e telefono, che sicuramente farò il prossimo anno. E grazie a alcuni di voi che mi hanno consigliato appunto di far vedere anche come raccolgo le coltivazioni che vi faccio vedere, che semino, ho deciso anche di fare questo video. Quindi ora è un periodo un po' impegnativo, perché come sai io sono una contadina proprio di lavoro, quindi siamo in primavera e il boom, ho poco tempo per fare video, per farti vedere quello che faccio, come raccolgo, però spero di riuscire a farti vedere per ogni coltivazione che ti ho fatto vedere come semino e come pianto anche la raccolta. Se hai qualche consiglio da darmi, dei suggerimenti, delle critiche, se non ho spiegato bene in questo video, fammelo sapere nei commenti qui sotto. Se ti è piaciuto il mio video, lascia un mi piace e non scordarti di iscriverti al mio canale. Alla prossima!